16 febbraio, Aldo racconta, guardate che bello dove sono in questo momento, ma guardate la stazione esterna di Bergamo. Sì, sono in questa provincia da diversi giorni che mi piace girare le rispettive valli. Oggi sono stato contento, sono andato in Valtorta prima dell'inizio dei piani di Bobbio. È stata una giornata favolosa, anche perché ho toccato la neve. In questo momento sono alla stazione di Bergamo e voglio farvi vedere come è stata rinnovata da pochi anni la stazione. Io in questo momento mi sto incamminando verso il binario 1, dove c'è la partenza del treno regionale per Milano Porta Garibaldi. Guardatela ancora, la stazione dall'esterno. A me piace fotografare le stazioni quando mi danno un senso di partenza e di arrivo. Oggi sono qua, sono lieto di aver fatto il vagabondo, di girare ogni giorno, perché sennò la mia vita avrebbe uno sbadiglio unico. Ecco la biglietteria di Trenord, sto guardando il monitor, Milano Porta Garibaldi, binario 1, 19:20, stasera mi aspetta la vita di Milano notturna, piazza Gaulenti, arriva proprio a Porta Garibaldi. Ah, non c'è ancora il treno, anche qui ci sono i treni nuovi, lo sto aspettando, il binario 1, il treno, ecco la bacheca di Bergamo. Bergamo, sono qua, venite con me a vedere quante belle valli ci sono bergamasche. In più vi dico, andate anche alla Valtaleggio, che è stupenda, anche dove sono stato oggi. Poi la Valbondione, bellissima. Vi saluto dalla stazione di Bergamo al binario 1 che sto aspettando il treno. Speriamo che non lo annullino questo treno, altrimenti devo prendere quello delle 20:01 per Milano Stazione Centrale. Ma io ogni giorno cambio treno, la mia vita è un continuo girovagare, piene di emozioni costante. Oggi sono andato in via Pignolo, ho conosciuto il prete, in via Pignolo a Bergamo, alla chiesina Don Pietro, e ci sono belle prospettive anche oggi, sebbene io fossi un peccatore di continuamente viaggiare, la mia vita non stop, un continuo viaggio sarà un peccatore, ma mi entusiasma ad esistere in questo mondo dove io continuo a cambiare i sensi emotivi.